Ce l'abbiamo fatta, finalmente siamo riusciti a realizzare la classifica delle 10 città più grandi della storia. L'analisi, la raccolta dei dati è stata molto più lunga e complessa di quanto non avessi immaginato e alla fine mi sono ritrovato ad effettuare una separazione in termini di città, in termini geografici che poi vedremo nel corso del video. Anzi, nel corso dei video, perché aprirò una parentesi che riguarderà la Cina in un altro video. Quindi in questo video andremo a vedere quali sono state le più grandi città della storia e del mondo occidentale. Quindi cercheremo di non prendere in considerazione tutte le varie città che hanno a che fare con la Cina e con l'Estremo Oriente e faremo un confronto e un raffronto con il mondo arabico e medio orientale, ma non perdiamoci in altre chiacchiere e iniziamo subito con la classifica, che ricordo non è una vera e propria classifica, ma più che altro un elenco di città. Per quanto mi riguarda, la prima e l'ultima città dell'elenco si equivalgono, ma da qualche parte dovevo cominciare, da qualche parte dovevo finire, e quindi ho deciso di seguire l'ordine cronologico dello sviluppo delle varie città. Partiamo dal terzo millennio avanti Cristo. Terzo millennio avanti Cristo, il mondo è totalmente primitivo, l'uomo è ancora molto molto primitivo, vive in piccoli villaggi, in piccolissimi villaggi, eppure in Egitto si sviluppa Menfi. Menfi è una città che nel 3100 avanti Cristo ospita 30.000 abitanti. 30.000 abitanti possono sembrare pochissimi oggi, ma in quel periodo, nel terzo millennio avanti Cristo, sono tantissimi. E se considerate quanto è stato fatto dall'anno zero, dalla nascita dell'impero romano, dalla nascita di Cristo, ad oggi, e se pensate che sono passati soltanto 2 millenni, immaginate quanto è passato tra il terzo millennio e l'anno zero. Quante cose sono successe, quanti anni sono passati, quanto il mondo è cambiato in 3.000 anni. Stiamo parlando di una città che 5.000 anni fa, aveva 30.000 abitanti. È qualcosa di mastodontico per l'epoca. Andiamo avanti, incontriamo la prima città, diciamo, più contemporanea di un periodo di storia che c'è più vicino, ovvero del VII secolo circa avanti Cristo. In questo periodo inizia a svilupparsi la civiltà greca. Viene fondata Roma, viene fondata Cartagine, il mondo occidentale getta le sue basi, ma è ancora molto 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 primitivo. La Grecia è in età coloniale, in questo periodo vengono fondate le varie colonie, ma non abbiamo grandissime città in Europa, nel Mediterraneo. Fatta eccezione forse per Babilonia. Babilonia è Mesopotamia nel VII secolo avanti Cristo, è la prima città al mondo a superare le 200.000 unità. Prima di Babilonia vi sono state altre città fenice, sumere, assire, oppure Ur, che hanno superato senza troppe difficoltà le 100.000 abitanti. È quello il mondo, è quello il centro del mondo in questo periodo, è quello il tetto del mondo in questo periodo, e Babilonia si erge su tutte le altre città di quell'angolo di mondo. Babilonia nel VII secolo avanti Cristo è la più grande città mai realizzata fino a quel momento. 200.000 abitanti, una tecnologia incredibile, una civiltà straordinaria. Ma andiamo avanti, e prima di arrivare a numeri significativi facciamo una piccola parentesi sul mondo greco, che intorno al V secolo raggiunge il massimo splendore. Abbiamo città che raggiungono senza troppe difficoltà, che superano senza troppe difficoltà i 200.000 abitanti, stabilendosi, stanziandosi intorno alle 300.000 unità. Abbiamo 300.000 abitanti ad Atene, o a Sparta, o a Micene, o a Corinto. Insomma, gran parte delle città greche del V secolo, nell'età dell'oro della civiltà greca, si stabilizzano intorno al V secolo sulle 300.000 abitanti, e appena un passo più avanti, nel primo secolo dopo Cristo, con il sorgere, con la nascita dell'impero romano,
Roma compie il passo. Roma è la prima città a raggiungere il 500.000 di abitanti. 500.000 di abitanti nel primo secolo sono veramente tanti. Non tantissimi come potrebbe sembrare. Siamo però veramente tanti. Roma in questo momento ospita, l'impero romano in generale, ospita un terzo della popolazione mondiale con i suoi 60.000.000 di abitanti. Un altro terzo della popolazione mondiale vive in Cina e un altro terzo in giro per il mondo. Roma ha 500.000 di abitanti intorno al primo secolo. Ed è veramente tanto, perché Roma è la città più grande di quello che in quel momento è uno dei più grandi imperi, se non il più grande impero mai realizzato fino a quel momento. Il centro, l'apice della civiltà del mondo occidentale nel primo secolo a.C. è senza ombra di dubbio Roma. Andiamo avanti e facciamo un piccolo spostamento d'asse. Cambiamo leggermente mondo. Ci spostiamo nel mondo medio orientale, arabico? No, in realtà no. Restiamo sempre nell'universo romano. Nello specifico andiamo nella seconda Roma. La seconda Roma che è Costantinopoli, Istanbul, l'odierna Istanbul, è definita la seconda Roma. La prima Roma è Roma, la seconda Roma è Istanbul, Costantinopoli, e la terza Roma è Mosca, sarà Mosca. Le tre capitali dell'impero romano. Roma, finché resterà in vita l'impero romano, sarà la capitale effettiva dell'impero romano, la capitale amministrativa, con leggi, con privilegi, con strutture e istituzioni particolari, che a un certo punto verranno adottate anche a Costantinopoli, a Istanbul. In questo momento, nel III secolo d.C., Costantinopoli, o meglio Bisanzio, viene ribattezzata Costantinopoli, diventa la seconda Roma. Si dota di tutte quelle caratteristiche che fino a quel momento erano state privilegio esclusivo di Roma e raggiunge una popolazione di circa 400.000 abitanti, diventando la seconda città più popolosa e grande dell'impero romano nel suo complesso. E successivamente, con la caduta dell'impero romano d'Occidente, diventerà la più grande città, oltre che la capitale dell'impero romano d'Oriente. E alla sua caduta Mosca diventerà la nuova capitale, tra virgolette. Ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti e ci spostiamo questa volta davvero in un altro mondo, nel Medio Oriente, a Baghdad, Iran, Iraq, scusate, è nel VII secolo d.C., all'indomani dell'avvento dell'Islam, di Maometto, dell'espansione islamica, la più grande città medio orientale e del mondo. L'Europa nell'VIII secolo in realtà è in pieno Medioevo. Nel 775 circa l'Europa è in pieno Medioevo, in piena decadenza. Si hanno i trasferimenti dalle città alle campagne, una forte espansione delle campagne, un decadimento totale delle città e della civiltà occidentale, della civiltà europea. L'impero romano non esiste più, le grandi città di Roma non esistono più. Iniziano a sorgere piccoli, grandi e medi e grandi villaggi, ma le grandi cittadine, ma nulla che sia neanche lontanamente paragonabile a Baghdad. Baghdad raggiunge il milione di abitanti. Baghdad è la prima città della storia dell'umanità a raggiungere il milione di abitanti. E questo è un dato molto interessante, molto importante, perché se da una parte il mondo europeo è in decadimento, sta lasciando le città, si sta inoltrando, addentrando nelle campagne, con tutti i rischi e problemi che comporta, perché ovviamente gli uomini delle città non sanno vivere in campagna, e quindi ci sono pestilenze, morti, carestie, eccetera, eccetera, eccetera. Vi è una forte perdita di popolazione, la popolazione europea in tutto il Medioevo verrà decimata continuamente, da parte di guerre, da parte di pestilenze, da parte di epidemia e varie altre cose. Dall'altra parte, il mondo arabico, il mondo islamico, il Medio Oriente soprattutto, si estende, si espande, inizia ad inurbarsi. Iniziano a sorgere grandi città,
E Baghdad è la più grande città in questo momento, con oltre 1 milione di abitanti, ben 2 volte la popolazione di Roma e di Costantinopoli nel periodo di massimo splendore della civiltà romana. Andiamo avanti e facciamo un salto enorme, saltiamo tutta l'età medievale e gran parte dell'età moderna perché non ci interessa più di tanto. Diciamo che durante tutta l'età moderna le 3 città più grandi d'Europa sono Londra, Parigi e Napoli, che si rincorrono e si alternano superandosi in popolazione, prima Londra, poi Parigi, poi Napoli, poi Londra, poi Parigi, poi Napoli, si alternano alla vetta della popolazione fino a raggiungere intorno al 1700 circa i 800.000 abitanti. E dato molto importante che ci servirà per il video parallelo, l'anno che ho scelto non è preso a caso, 1700, ci servirà in confronto con l'altro video che trovate su Facebook a partire contemporaneamente a questo video. Ne pubblicherò una parte su YouTube e una parte su Facebook. E andiamo al 1825, appena 10 anni dopo il congresso di Vienna, appena dopo i moti del 2021, l'Europa in pieno fermento, l'Europa in pieno subuglio, l'Europa è prossima alla rivoluzione industriale, quindi non si ha ancora l'accentramento delle città. In realtà in Inghilterra, in Gran Bretagna sì, perché lì la rivoluzione industriale arriva prima, la popolazione britannica inizia a lasciare le campagne, inizia ad inurbarsi, va a Londra in cerca di lavoro, e Londra nel 1825 raggiunge la portata di oltre 5 milioni di abitanti. Londra è la prima città a superare i 5 milioni di abitanti, e il motivo è dovuto, come dicevamo, alla rivoluzione industriale arrivata molto prima rispetto al resto di Europa, e successivamente in tutta Europa nel corso del secolo si raggiungeranno numeri simili. Parigi, Berlino, varie città in giro per la Germania raggiungeranno successivamente 5 milioni, ma il primato, la prima città a raggiungere i 5 milioni di abitanti, è Londra nel 1825. E appena un secolo più tardi, 1925, New York negli Stati Uniti raggiunge 10 milioni di abitanti. New York è la prima città al mondo a superare i 10 milioni di abitanti. Ovviamente tra i 5 e i 10 milioni vi sono altre città in questo periodo, in questo momento, ma quella che cresce più rapidamente di tutte ed è la prima a raggiungere i 10 milioni è New York. New York è indicativa del mondo occidentale, del cambio d'asse dall'Europa al nord, dal Mediterraneo anzi, al nord Atlantico, dall'Europa alla tratta transatlantica, al Nord America. New York raggiunge un primato unico, 10 milioni di abitanti sono tantissimi. E se avete visto il video sui 10 imperi più grandi della storia, ricorderete che l'impero coloniale portoghese nel 1700 circa aveva una popolazione complessiva di tutto l'impero coloniale di circa 10 milioni di abitanti. Ed è qualcosa di impressionante pensare, confrontare le due metriche. Da una parte un immenso impero coloniale, dall'altra una singola città. 2 secoli separano l'impero coloniale dei 10 milioni di abitanti, alla New York dei 10 milioni di abitanti. Pensate quanto è cambiato il mondo in soli 2 secoli. E non è ancora finita, perché manca ancora una città, la città più grande mai esistita probabilmente, qualcosa i cui numeri sono letteralmente impressionanti, fanno paura, una densità di popolazione mai vista prima. Siamo nel 1965, dell'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone fino a questo momento era stato occupato dagli Stati Uniti, ma la flotta statunitense lascia il Giappone, si effettuano dei censimenti per vedere a quanto ammontava la popolazione giapponese, ed emerge un dato impressionante, terrificante, straordinario. Tokyo nel 1965 ha una popolazione di oltre 20 milioni di abitanti.
20 milioni in una sola città, un terzo di 60 milioni. 60 milioni che è la popolazione complessiva dell'impero romano nel periodo di massimo splendore. Nel primo secolo d.C. l'impero romano ospita 60 milioni di abitanti, un terzo della popolazione mondiale, e il Giappone, Tokyo, nel 1965 ospita un terzo della popolazione romana del primo secolo, quindi un sesto della popolazione mondiale del primo secolo. Un sesto della popolazione mondiale del primo secolo, tutta concentrata in una singola città, in una singola metropoli. È qualcosa di mastodontico, letteralmente. È abnorme, è un atto abnorme. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a guardare la seconda parte con la parentesi sulla Cina e il mondo asiatico, il raffronto col mondo asiatico, tra il mondo asiatico e il mondo, tra virgolette, mediterraneo occidentale. Grazie ancora per aver guardato. Se il video vi è piaciuto, vi invito a condividere, commentare, mettere un mi piace per supportare il canale. Ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale, seguirmi su Facebook, Twitter, Google+, Instagram, trovate tutti i link in descrizione. Sempre in descrizione trovate il link alle due pagine Facebook, ovvero Historical Eyes e L'Occhio del Dottore, il link al canale Telegram dove comunicherò le notizie, gli aggiornamenti, varie sostituzioni o annullamenti, vari cambi di programma, insomma comunicherò cose interessanti, non abuso assolutamente del canale Telegram, mando al massimo uno o due messaggi alla settimana, se non addirittura al mese. Grazie ancora per aver guardato, un saluto a tutti e al prossimo video.